È tempo di bilanci per l'assessorato al welfare del comune di Bari e l'assessora Francesca Bottalico mette a fuoco i dati che emergono dalla relazione sociale 2022, un bilancio ricco e soddisfacente. Siamo in questo momento la città di Bari al più alto impegno in servizi sociali, o meglio investimento in azioni sociali di tutte le città del Mezzogiorno, con una spesa pro capite pari a 131 euro a persona in termini appunto di servizio contro gli 83 a livello, diciamo, regionale. Per noi è importante perché dimostra che il bisogno sociale non è un costo, ma è un investimento nelle persone. Problemi sociali dunque e azioni di intervento, tra questi anche il co-housing, 7 gli esempi sul territorio a sostegno dei più fragili, ma non è tutto. Ciò che emerge anche dallo scorso anno è un'importante richiesta di sostegno psicologico, perciò sia dai bambini, agli adolescenti, ai giovani, infatti abbiamo anche un accordo con l'università, e agli over 65, tanto che l'anno scorso abbiamo attivato 27 sportelli gratuiti psicologici. Per noi è un'antenna particolare perché permette di intervenire tempestivamente nelle situazioni di disagio. Oltre che il pronto intervento minori che abbiamo avviato, che è unico in Italia grazie a una collaborazione con la Procura per i minorenni, che ha registrato 120 casi di minori segnalati, dove è stato possibile in pochissimi giorni intervenire in casi di bullismo, cyberbullismo, violenza sessuale, violenza intrafamiliare.